Oggi parliamo di Roba come un artista, il libro di Austin Kleon che parla di come sviluppare la tua creatività, però è anche un ottimo libro di personal branding, quindi oggi voglio parlarti di 5 lezioni tratte da Roba come un artista che si possono annettere al tuo personal branding. Prima lezione, goditi l'anonimato. Quando nessuno ti conosce hai molta più libertà creativa perché non devi rendere conto a nessuno e non hai la stessa paura di sbagliare che avresti se fossi più conosciuto. Quindi goditi questo step per essere più creativo e per sbizzarrirti maggiormente con i test. Non avere fretta e goditi il percorso. Seconda lezione, copia da tanti. Non avere paura di non sapere di cosa parlare e che cosa scrivere perché nessun content creator crea contenuti dal nulla. Quindi è fondamentale imparare a saper prendere spunto, ispirazione da più fonti e creare il tuo contenuto. Ovviamente il lavoro altrui va ricompensato e quindi sarebbe più giusto citare le fonti. Perciò prendi spunto ma cita le fonti. Terza lezione, prendi l'abitudine di appuntare pensieri e osservazioni. Nel suo libro, Austin Kleon ti consiglia di andare sempre in giro con un block notes per appuntare tutto ciò che ti passa per la testa di creativo e anche di rubare ciò che senti. Magari stai ascoltando la conversazione di qualcuno alla metro e dice di appuntare qualcosa di utile. E tutti questi contenuti ti consiglia di conservarli nella cartella della refurtiva, che può essere una cartella analogica oppure nel PC. Questa cartella ti servirà come appunto cartella della refurtiva. Quando non avrai contenuti, non avrai idee, potrai attingere da questa cartella per ovviare a questo blocco creativo. Quarta lezione, circondati di talento. Devi circondarti di persone che stimi e di persone molto più in gamba di te, che siano realmente vicine a te, oppure che siano canali YouTube che segui, libri che leggi, eccetera, va bene comunque. L'importante è circondarsi di persone più in gamba, perché così potrai capire di cosa parlano, capire come lo fanno e prendere spunto e ispirazione da loro. Quinta ed ultima lezione, impara a rubare come un artista. Significa che tutto ciò che rubi o da cui prendi spunto deve essere selezionato accuratamente. Non devi prendere tutte le idee che ti capitano a tiro, bensì devi capire ciò che ami e raccogliere idee in maniera molto molto selettiva. Sarà così che creerai in futuro e con la pratica il tuo personal brand. Bene, queste erano le 5 lezioni di personal branding tratte da Roba come un artista di Austin Kleon. Spero che ti siano piaciute e spero di averti dato degli spunti utili. Se così fosse, ti invito a lasciare un mi piace per farci capire che questo contenuto ti piace e un commento se vuoi aggiungere qualcosa, se vuoi confrontarti su un punto che ho trattato o se vuoi consigliarci altri libri da trattare in questa rubrica.